Ciao da MotoLoop TV, il canale di YouTube che è sempre in moto per te. Io sono Michele e questa è la recensione della nuova giacca Clover Venturing. Giacca completamente nuova, realizzata da Clover, azienda che disegna completamente i suoi capi in Italia e li realizza in Europa, specificatamente per il mercato italiano. Una giacca a tre stagioni che ha tantissimi contenuti. Restate sintonizzati, seguite molto attentamente la recensione perché troverete un sacco di soluzioni che potranno risolvere i vostri problemi sulla moto. Partiamo a analizzare le caratteristiche esterne e le regolazioni. Abbiamo una giacca realizzata con due tessuti differenti, Duratec 4 e Duratec 7, più ampie zone in tessuto mesh a maglia incrociata e nelle zone più esposte, come i gomiti e le spalle, abbiamo tessuto balistico, ovviamente all'interno accoppiato a protezioni gomiti e spalle. Ampissime le possibilità di regolazione. Cominciamo dalla manica, molto bella, questo elemento in gomma dura che ci permette di andare a prendere molto facilmente il polso e di regolarlo come più abbiamo piacere. Quindi lo regoliamo perfettamente sia che vogliamo portare il guanto all'interno che il guanto all'esterno. Regolazione in prossimità dell'avambraccio e regolazione in prossimità del bicipite. Regolazione dei fianchi, quindi quando ci scendiamo sulla moto non abbiamo problemi, non abbiamo nulla che ci infastidisce sui fianchi, perché abbiamo questo sistema di regolazione che va a regolare i fianchi con dei bottoni automatici. Quindi anche qui è stata trovata una soluzione molto intelligente, non il solito velcro che quando ci abbassiamo si può aprire accidentalmente. Regolazione del collo, quindi un bottoncino che si sposta a destra e a sinistra e regola quanto vogliamo serrare il collo intorno a noi, più un bottoncino nella parte opposta per tenere aperto il collo nel periodo estivo e non avere il bavero che sventola. Ma poi il vero punto di forza di questa giacca è la regolazione laterale. Come sapete, la stragrande maggioranza delle giacche ha delle fasce orizzontali. Qui è stato scelto un sistema diverso, abbiamo una regolazione ad L, quindi un elemento che segue questo modo e qui un altro, tre punti di attacco. Questo sistema cosa ci permette di fare? Di cucirci veramente addosso la giacca e di farla aderire perfettamente alla nostra figura. Quindi sia che siamo poco o tanto vestiti, riusciremo sempre a regolare la giacca in modo aderente sul nostro corpo. Ora passiamo però a analizzare l'aspetto climatico della giacca. Perché ho parlato prima di una giacca a tre stagioni? Perché questa giacca ci può accompagnare tranquillamente da marzo fino a ottobre, ovvero per l'utilizzo della moto che fa l'80% dei motociclisti, senza problemi. Questa giacca è garantita dai 15-16 gradi in su, fino ai 35 ed oltre. Cosa gli permette di avere un così ampio range di utilizzo? I tessuti e gli elementi interni che sono stati posizionati. Esternamente abbiamo già visto tutto il tessuto a maglia incrociata 3D che troviamo all'esterno e aiuta a far traspirare la giacca. Chiaramente lo troviamo anche nella schiena. Quindi anche nella schiena tessuto mesh che ci permette di fare traspirare la giacca più rapidamente. Ma cosa ci mantiene caldi e asciutti? All'interno abbiamo una giacca interna tutta realizzata con la membrana Aquazone. Una membrana che è completamente brevettata da Clover, una membrana che ha altissimo potere sia traspirante che impermeabile, leggermente imbottita all'interno, vedete? Questi elementi grigi sono quelli che ci regalano l'imbottitura. Qui ritroviamo una tasca Napoleone per andare a riporre le cose all'interno della giacca. Questo sistema ci permette di tenerci perfettamente climatizzati all'interno. Cosa succede quando fa più freddo o piove in modo insistente? Questo giubbotto può essere posizionato sopra la giacca e ne aumenta ulteriormente le prestazioni, perché portandolo fuori ci va a isolare ancora di più. Come facciamo ad averlo sempre però a portata di mano? Nella zona posteriore è stato realizzato un tascone. Quindi tascone con velcro dove andiamo a riporre la membrana interna e in caso di cambio climatico o cambio d'esigenza subito siamo pronti a mettere la membrana esternamente, perché è una membrana che può essere anche montata esternamente sulla giacca, una soluzione determinante. Molto importante, nella parte esterna della giacca abbiamo già visto la tasca interna impermeabile, anche le due tasche anteriori che sono posizionate nella parte bassa sono completamente impermeabili, quindi anche quello che mettiamo nelle tasche esterne resterà tranquillamente asciutto. Molto valida la vestibilità, io sento la giacca perfettamente aderente, nonostante tutte le protezioni io non sono vincolato in nessun movimento, anzi mi sento molto molto bene, grazie anche a questi soffietti elastici che sono stati posizionati dietro le spalle, che mi permettono di portare avanti e indietro le braccia senza nessun fastidio. La giacca è disponibile sia in versione uomo che in versione donna ed è disponibile in due colori. Questo è il colore nero e grigio e questa è la versione nero antracite. Quindi come vedete due estetiche completamente diverse ma entrambe riuscite. Una giacca più chiara per gli amanti del chiaro e una giacca più scura ma non il solito nero.
un bellissimo nero antracite molto lavorato. Questa è la vista anteriore e questa è la vista posteriore. Entrambe le giacche sono disponibili dalla small alla 4XL e dalla XS alla XL per quanto riguarda la vestibilità femminile. Sono tutte già predisposte per normative per l'alta visibilità perché hanno un numero sufficiente di rifrangenti che le rende omologate a questa nuova legge sulla alta visibilità. È possibile integrarle con un paraschiena omologato di livello 1 che ne innalza ulteriormente il livello di sicurezza. Tutti i tessuti esterni sono trattati idrorepellenti per cui non si vanno a inzuppare con il contatto dell'acqua se noi non riusciamo a montare immediatamente la membrana impermeabile o la teniamo montata all'interno. Ma poi la cosa molto importante è che tutta questa linea di giacche può essere implementata con il montaggio dell'airbag. C'è il famoso kit airbag di Clover, completamente realizzato in Italia, l'unico kit di airbag omologato sul mercato che può essere inserito su una giacca di serie. Quindi voi acquistate la giacca, non siete obbligati in nessun momento ad acquistare l'airbag, la giacca potrete utilizzarla tutta la vita anche così, ma se volete potete aumentarne la qualità, aumentarne il valore, aumentarne la protezione inserendo il kit airbag che ci va a proteggere completamente tutta la parte posteriore del corpo. Come sempre vi ricordo, se avete delle curiosità, volete chiacchierare di questa giacca o avete delle semplici domande, scrivete sotto nei commenti, noi prima possibile vi risponderemo. Come sempre, e in questo caso ancora di più vi ricordo, provate la qualità dei prodotti Clover, ma soprattutto venite a provarla nel nostro punto vendita Motolub di Voghera. Ciao e alla prossima recensione!